Ciao, io sono Pasquale, finalmente ci sono riuscito. Un anno e mezzo fa ero con l'acqua alla gola, non a mare, senza soldi da parte e con una betoniera di debiti, parcheggiata in casa, eh. A gennaio 2019 erano quasi 35.000 euro di debiti fra fidi bancari, carte di credito, prestiti auto, prestiti università, prestito per comprare Goldrake. Assieme alla mia famiglia, io e mia moglie, con un pochino di sacrifici, in un anno e mezzo siamo riusciti a eliminarli tutti. Mi mancano in realtà solo due spiccioli che però pagherò a fine aprile, con il sussidio che prendo per l'emergenza Covid, che mi arriverà praticamente una cosa simile alla cassa integrazione qui a fine aprile, perché sono senza lavoro. In questo video vorrei andare a ripercorrere le tappe, che non sono le mogli dei tappi né una popolazione femminile di dubbia altezza, che mi hanno portato ad arrivare a questo strabiliante risultato in un periodo di tempo particolarmente breve, considerando ovviamente anche che io non lavoravo più a stipendio pieno da ottobre 2019, perché da ottobre 2019 lavoravo part-time e per cui con tre quinti del mio stipendio originario e soprattutto che mia moglie era in maternità, maternity leave, dallo stesso mese, che qui in Irlanda non è retribuita come in Italia, ma che ha solo un piccolo contributo settimanale da parte dello Stato. Ma ci arriverò a step. La cosa che volevo però sottolineare è che qualunque sia la tua situazione, per quanto brutta e drammatica possa essere, se ne può sempre uscire. Non buttarti giù perché la consapevolezza e la positività sono le prime cose che mi hanno portato alla fine a risolvere questo problema in primis ed a mettere qualche soldino anche da parte in seconda istanza. Prima di iniziare, volevo come sempre ricordarti che, dato il fatto che siamo chiusi in casa, è un'ottima attività sostitutiva al bodybuilding quella di iscriverti a questo canale, cliccare la campanella delle notifiche e ovviamente, se ti va, lasciare un bel mi piace e condividere questo video con gli altri. Oltre al fatto che in qualunque momento puoi aiutarmi a raggiungere la mia indipendenza economica andandomi a sostenere su Patreon. Nella vita io, come ben sai, sono stato un idiota, non è che sono cambiato tantissimo nel tempo, da tanti punti di vista in realtà, ma se devo sinceramente guardarli tutti, dal punto di vista economico ho vinto un po' la medaglia d'oro, la Coppa del Mondo, il campionato del mondo di Formula 1, il viaggio intergalattico, insomma, mai fatto una cosa azzeccata. E già lo saprai se hai seguito la mia storia e nei miei video precedenti. Ma come ho fatto a pulire proprio tutti questi debiti in così poco tempo? Ripercorro questo percorso assieme a te. A febbraio del 2019 scoprii, per usare il verbo giusto, ho scoperto che sarei diventato papà. Almeno spero che il figlio sia mio, perché il postino purtroppo quando glielo chiedo non me lo conferma mai. Comunque, ovviamente, a questa notizia sono susseguite delle considerazioni un po' più profonde rispetto alla battuta del cavolo che ho fatto prima, e qui credo che sia il punto di svolta. Per canalizzare le mie energie e il mio impegno, ho avuto bisogno di uno starter, se così si può dire, di un qualcosa che mi desse costanza e che mi facesse focalizzare. Per cui il primo passo è stato trovare un punto focale, un qualcosa che fungesse da iniettore della panda, quella del video precedente. A proposito del video di beneficenza, piccola parentesi, vorrei sottolineare che non sei obbligato a fare il bonifico a me o mandare i soldi via PayPal a me, ma se ho smosso un pochino la tua coscienza, puoi andare direttamente ad aiutare le organizzazioni che preferisci direttamente. Tanto per dire, io sono a posto, come vedi, anche da mezzo disoccupato. Chiusa la parentesi. In ogni caso, per ritornare al mio discorso, avendo questo piccolo, che poi adesso è così, arrivo. Ho dovuto cambiare radicalmente il mio modo di pensare, anche perché per sentito dire sapevo che costava più un bambino che andare a cena da cracco. Lo so che sembra impossibile, ma ti assicuro che è così. A marzo del 2019 ho messo già un piano d'azione in azione. Ancora non avevo niente in mente su investimenti, su compilare un budget, avevo solo in mente di cancellare dalla mia vita i debiti. Ho fatto in modo di avere un approccio a largo spettro all'inizio, spendevo qualcosa in meno su tutto. Pagavo un po' di meno su tutto, ma con un aumento poi delle rate minime dei vari prestiti. In pratica avevo aggiunto qualche soldo in più alle solite rate minime che già pagavo. Però anche così non vedevo una fine. Allora ho deciso di ritornare a pagare gli importi minimi su tutte le rate, tranne una, quello che era praticamente il prestito più piccolo. Aumentandola, in quel caso, sarei riuscito a finire di pagarla prima e per cui fare la stessa cosa anche con gli altri debiti una volta finito quello precedente. E così è stato. La prima rata a sparire è stata quella dell'università di mia moglie. Abbiamo fatto così per un paio di prestiti e poi per un piccolo fido da 500 euro che avevo su un secondo conto corrente bancario. Poi però mi erano rimaste cose grandi da pagare.
e in più una carta di credito da circa 3.000 euro e un filo, quello del mio conto principale, di circa 2.000 euro. Quello che abbiamo deciso di fare era di attaccare, come Tony Stark attacca Capitan America in tutti i film perché gli sta proprio sulle balle, il prestito auto, la rata che era più grande e quella più lunga. Pagando solo i minimi importi sul fido e sulla carta di credito, nell'arco di 7 mesi la macchina era stata pagata tutta. Siamo riusciti a mettere quasi 500 euro al mese su questa rata. Ad ottobre 2019, tra l'altro, ero riuscito ad entrare nell'ottica budget e investimento, per cui capire veramente dove sprecavo e quanto. E inoltre, al di là di ciò, anche capire dove potevo evitare di spendere totalmente soldi. A gennaio 2020 ero rimasto, anzi eravamo rimasti, solo con carta di credito e fido. A questo punto avevo anche però alcuni investimenti e il fondo emergenza. Visto che avevo avuto una possibile offerta di lavoro in un'altra nazione, ho deciso di prendere tutti questi soldi e di metterli in un saving accounts momentaneamente per ogni evenienza. E qui devo dire la verità, sono stato fortunato. A febbraio la pandemia ha colpito tutto il mondo e tutto è andato giù a picco. Per cui assieme a mia moglie si è deciso di utilizzare una parte, non consistente, ma una parte del conto del fondo di emergenza per pagare e aumentare, diciamo, le rate della carta di credito e del fido nel caso fossimo rimasti completamente senza lavoro entrambi. La scelta si è rivelata vincente. A marzo 2020 abbiamo finito la carta di credito e a fine aprile finalmente anche il fido sarà volatilizzato. Questo per me e mia moglie significa avere tutti i nostri soldi, sempre che riusciamo a tenerci entrambi il lavoro, da utilizzare per i nostri investimenti e per pianificare il nostro futuro e quello dello sgrobietto che è nato novembre dell'anno scorso, che se ti aiuti, Dio ti aiuta, anche se sono ateo, considero una cosa molto vera da dire. La pandemia mi ha rinchiuso in casa, ma mi ha aiutato a risparmiare molto di più di quanto non facessi prima. Ed anche l'arrivo del bebè mi ha aiutato tantissimo. Ma io e mia moglie abbiamo fatto la nostra parte, rinunciando a molte cose che prima consideravamo essenziali, ma che non lo erano. Siamo ad esempio diventati molto più minimalisti, vendendo moltissime cose che avevamo in casa e che utilizzavamo poco, facendo ulteriore cassa, soldi che poi sono stati ridirezionati ad andare a pagare i vari debiti. Per cui voglio solo dirti che se si vuole trovare una strada la si trova sicuramente. Con questo non voglio entrare in casa tua, cioè non è che voglio fare il ladro per carità entrandoti in casa, ma intendo dire che voglio entrare nel pessimismo che potrebbe permearti in questo momento se sei stato o se ti trovi ancora nella situazione in cui mi trovavo io prima. E farti capire che una luce alla fine del tunnel c'è sempre. Non è detto che tu debba prenderti in faccia un bell'Eurostar al di fuori di quel tunnel, anzi, molto probabilmente col giusto approccio ti troverai a guidare quel treno ad alta velocità che è la tua vita. Se ci sono riuscito io, che non eccello per intelletto, secondo me ci può riuscire chiunque. Basta volontà ed organizzazione. Ovviamente è da dire che non tutte le situazioni sono uguali e sicuramente questa pandemia ha peggiorato le cose per tantissime persone, ma effettivamente non è mai troppo tardi per riprendersi la propria vita nelle proprie mani. Anzi, se ti trovi in una brutta situazione, come era la mia, se ti serve un consiglio, puoi sempre chiedere lasciandomi un commento qui sotto, sono ben felice di risponderti. Tanto sono ancora un piccolissimo YouTuber e riesco a leggere tutti i commenti di notte, quando il bimbo dorme. Lasciami un commento qui sotto e fammi sapere che ne pensi e se anche tu stavi pensando, come dire, di attuare alcune specifiche strategie per eliminare i debiti. Se il video ti è piaciuto, per favore, distruggi il pollice in su, iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche e ci vediamo col prossimo video. Ciao!